Eccoci qui, ci siamo anche oggi, ora è 21, oggi facciamo un esperimento nuovo. Ci siamo spostati dal webinar, dai soliti webinar che ne abbiamo fatti con ieri 51, oggi facciamo un esperimento e ci spostiamo in diretta live sulla pagina Tennis Stars in Facebook e faremo un'intervista doppia con una persona che ho già intervistato nei precedenti webinar. E che adesso vi andrò a presentare è con un'altra persona che è sua sorella, anzi, le faccio entrare subito così andiamo già a scoprire chi c'è. E abbiamo in primis rullo di tamburi. Ecco, si è sentito benissimo. Adriana Sarazanetti è con noi questa sera. Ciao Adriana. Ciao Riccardo. E altro rullo di tamburi. Eccolo, perfetto. E abbiamo sua sorella Antonella. Ciao Antonella. Ciao Riccardo. Ok, allora io innanzitutto vi ringrazio di essere qui con noi in diretta. Oggi abbiamo fatto una cosa diversa perché io e Adriana abbiamo già fatto un'intervista webinar un po' più lunga. Oggi facciamo una live, quindi cambiamo formato anche perché ne parlavo proprio ieri con l'intervistato di ieri sul fatto di essere pronti al cambiamento ed è una cosa che ci è successa volente o nolente con il fatto contingente che è successo adesso, no? Quindi essere pronti a cambiare, perché se qualcuno ci avesse detto guarda che non potrai giocare a tennis, starai 2 mesi a casa, no? Ma questo è folle. E invece è successo, quindi bisogna essere pronti al cambiamento. Quindi dopo 2 mesi di webinar alle 18 ho detto ok, dalla prossima settimana le facciamo alle 21, spostiamo l'ora e facciamo anche una diretta Facebook, perché così mi piace provare e cambiare. Chissà se magari non cambierò di nuovo. Quindi partiamo con questo esperimento di intervista doppia, che sarà una chiacchierata ovviamente amichevole, ma poi faremo anche delle domande un po' particolari. Io direi, Adriano, noi nella nostra intervista eravamo partiti con raccontare un po' la propria storia, soprattutto da ragazzi, riguardo la vostra storia rispetto al tennis, no? Io quindi ti direi, se racconti tu in breve, anche se l'avevi già raccontato la tua, e poi quando hai finito lo fa Antonella, anche perché poi dopo il vostro percorso si è diviso e quindi magari parleremo delle differenze del vostro percorso. Vai, Anto! Anto Adri! No, Adri, scusami, vedi, però sei attenta. No, Antonella, sei attenta. Ecco, perché sono abituata, perché anche in casa facciamo sempre così, non ti preoccupare. già baruffa, già. Sì. Vai, Adri. Allora, io parto da quando ho iniziato. Ho alcune foto con la racchetta già a 2 o 3 anni, che seguivo mio papà e mio fratello che insomma giocavano. E poi ho iniziato la scuola tennis, all'epoca si iniziava molto più tardi rispetto adesso, a 7 anni, e i primi tornei a 11 anni, perché non c'erano ancora i tornei under 8, under 10 come ci sono adesso, e già da quel momento, insomma, diciamo che ho iniziato a vincere abbastanza a livello regionale, per poi a 12 anni vincere la Lambertenghi, quindi i campionati italiani Under 12, e da lì è iniziato un percorso un po' diverso. Insomma, si è visto che probabilmente avevo delle doti, insomma, importanti, e ho vinto il campionato italiano anche Under 13. E a 14 anni, diciamo che ho fatto la mia prima grande scelta, che è stata quella di non andare in federazione e di fare un percorso diverso. Che se volete Ok, aspetta, non ti sento è più. andata via, L'abbiamo persa? l'abbiamo persa. Adriana, ti abbiamo perso. Forse secondo me, sai cosa è successo, Antonella? Siccome sparava tutti questi successi, ha detto, boh, aspetta No, perché un attimo. ha vinto tutti i campionati italiani, under 12, under 14, under 16, poi c'erano ancora gli under 18, poi li ha vinti anche in doppio a squadre, quindi cioè, se inizia a raccontare non finisce più. Se Sì, volete farlo io. difatti è uscita proprio, penso che avrà perso la linea, vediamo se c'è di nuovo. No, l'abbiamo persa, vediamo se speriamo che rientri. Quindi nel frattempo che il sistema ha bloccato tutta questa, diciamo, elenco di successi, ha detto aspetta che la blocco, così adesso facciamo dire anche Antonella cosa ha vinto, perché sennò No, non lo ma faccio. io
Molto meno di lei. No, io molto meno di lei, però io quando ero piccolina avevo lei come esempio, quindi abbiamo iniziato nello stesso circolo, io ero molto, cioè ero più piccola, perciò quando lei ha iniziato a vincere io facevo ancora la scuola tennis. Ok, quanti E anni di differenza avete? Aspetta, quanti anni? 4 anni, ok. 4 anni, però quando sei piccolo 4 anni si sentono, nel senso che cioè, lei aveva 14 anni e ne avevo 10, c'era molta differenza, non giocavamo mai assieme quando eravamo piccoline. Perciò Ok. quando lei poi ha fatto una scelta completamente diversa dalla mia, perché lei ha scelto di non andare in federazione, è andata a allenarsi all'estero e quindi ci siamo proprio divise, non ci siamo viste per tantissimo tempo. Perché io poi quando a 15 anni mi chiamarono in federazione mi sono spostata a Roma, sono stata 5 anni in federazione, quindi durante quel periodo io giocavo ancora a tornei giovanili, ho iniziato a fare qualche 10.000 dollari, insomma, ho iniziato il mio percorso con l'attività internazionale, ma lei aveva già una classifica WTA, quindi eravamo completamente separate. E Sì. alla fine ci siamo ritrovate perché io sono uscita dalla federazione e abbiamo iniziato a allenarci insieme con lo stesso allenatore e abbiamo condiviso praticamente tutti gli anni migliori della nostra carriera e li abbiamo fatti assieme. Bene, Sì, questo molto dopo, bello. questo ne parleremo dopo, aspetta che rientro. Parleremo dopo, Fabio scrive "Two is meglio che one", scritto anche molto bene, come puoi vedere, ma aspettiamo Adriana che nel frattempo gli ha scritto un messaggio, spero che l'abbia letta, di chiudere e di rientrare. Magari speriamo lo faccia presto. No, è una cosa che volevo chiederti e che chiederemo anche a lei quando rientrerà, speriamo che lo faccia presto. È il fatto di come, siccome si parlava anche nelle interviste che noi abbiamo fatto in questi mesi, che non so se tu avrai seguito, ma non importa, il fatto di come ha gestito la vostra famiglia questa, diciamo, questa decisione di prendere delle strade diverse. Allora, parto da un presupposto. Secondo me, non per, lo dico sempre, però lo ripeto perché secondo me è importante. Secondo me siamo diventate quello che siamo diventate soprattutto grazie ai nostri genitori. Perché fin da piccole ci hanno accompagnato nelle nostre scelte, ci hanno fatto prendere anche decisioni difficili che non sempre condividevano, però non ci hanno mai giudicato. Ci hanno accompagnato, magari facendoci notare anche gli errori, ma non era mai un giudizio, era sempre un aiuto in maniera positiva. E questo ci ha spronato a scegliere, a volte anche a sbagliare, ma senza avere dei rimorsi o dei rimpianti, a cercare sempre di fare meglio. E anche per loro sono state scelte difficili, perché comunque mia sorella è andata all'estero, aveva 13-14 anni quando è andata in Argentina. Io sono andata via di casa che avevo 15 anni. Non è facile, adesso erano tempi diversi, non c'erano i cellulari, noi non comunicavamo con nulla, c'era il fax, mandavamo dei fax ogni tanto, ma non li sentivamo quasi mai i nostri genitori quando eravamo via. E secondo me sono stati fondamentali per la nostra crescita, sia come giocatrici, ma soprattutto come persone. Adriana, ci sei? Sì, scusate. Se non No, succede qualcosa, perché mi gli stavi sbatti annoiando con tutti i titoli. Ho vinto sì, l'Under 12, esatto, l'Under infatti. 14. No, no. No, Adriana, c'è un sistema, questa piattaforma, dopo che dici 4-5 titoli ti fa uscire automaticamente. È Beh, un sistema con quello unico. ne ho vinti molti di più, quindi. Ecco, non dirli perché sennò qua cade tutta la linea, quindi. No, nel frattempo Lela, vi dite siete magiche. No, quello che ti volevo chiedere anche a te, Adriana, e come ho chiesto adesso ad Antonella, qual è stato il ruolo della vostra famiglia nel momento in cui avete scelto due strade differenti? Ma è stato. La loro presenza è sempre stata fondamentale. Diciamo che loro ci hanno sempre consigliato, ma alla fine l'ultima scelta l'hanno sempre lasciata a noi. E
È logico che io ho fatto questa scelta, che non sono andata in federazione, che mi sembrava un posto troppo lontano per poi andare in Argentina. Quindi è stato veramente, sono stati sempre presenti, però non ricordo i miei genitori esserci venuti a vedere ad allenamenti. Ogni tanto venivano ai tornei, però noi essendo quattro fratelli, insomma, c'erano anche gli altri due a casa e quindi loro veramente ci sono stati molto d'aiuto, però sempre un passo indietro. Sì, bella questa cosa perché anche nelle interviste che ho fatto durante questi 2 mesi si parlava proprio della famiglia e parlando anche con ex giocatori, anche con la Cecchini, con la Farfetti, anche con lo stesso Canè, eccetera, diciamo, un filo conduttore proprio questa cosa del fatto che le famiglie sono sempre state, tra virgolette, ai margini, nel senso hanno influito poco. Voi adesso siete tutte e due insegnanti, no? È cambiata, la vedete cambiata questa cosa delle famiglie rispetto al rapporto con i giovani, ma soprattutto con gli allenatori, più che magari con i propri ragazzi. Vai, Antonella. Sì, no, è cambiato completamente l'approccio che hanno le famiglie anche con gli allenatori. Ai nostri tempi le nostre famiglie non parlavano quasi mai con gli allenatori, non comunicavano quasi mai. Adesso comunque le famiglie giustamente vogliono essere più informate, vogliono avere più informazioni e quindi il rapporto, diciamo, genitore, giocatore, allenatore deve essere più sinergico. È cambiato tutto rispetto a prima. Adriana. Sì. Sicuramente è cambiata la società e quindi di sicuro è cambiato anche l'approccio. Secondo me sta in noi essere bravi ad educare anche i genitori, nel senso che è un team unito, c'è il giocatore, ci sono i genitori e l'allenatore, anche perché non dimentichiamoci che i genitori sono i primi, diciamo, sono loro che all'inizio soprattutto portano i ragazzini ai tornei e quindi a volte loro pensano delle cose che i loro figli la vivono emozionalmente in modo diverso e quindi è importante essere d'aiuto noi allenatori, anche ai genitori, per cercare di istruirli per il bene dei ragazzi. Certo, prima Antonella parlava di fax, no? Quando doveva comunicare, no? Io nel frattempo sono andato su Google a cercare cos'è fax, perché penso che non esista, non No, sa che se esiste più. aspetta, poi c'erano le collect call, si andava in America e si chiamava carico dei genitori, cioè noi lo facevamo sempre, capito? Adesso è tutto molto sul più semplice, c'è WhatsApp, ci sono le videochiamate e quindi diciamo che per i giocatori adesso lo stare lontano da casa, secondo me, si riesce a superare molto meglio rispetto a quando abbiamo iniziato noi, che veramente magari si stava dei mesi lontani da casa e si sentivano i genitori o via fax o un paio di volte a settimana. Quindi diciamo che le litigate da giovani ve le siete evitate praticamente, o vi siete picchiate quando poi vi siete riavvicinate. No, ma noi non litigavamo mai. Penso, cioè, a parte che con Adriana è impossibile litigare, perché, cioè, non perché sia mia sorella, ma penso che sia la persona più buona del mondo. Quindi era impossibile litigare con lei. Così. Sì, è il momento cuore, ce l'avevo, c'avevo un effetto speciale per la casa, ma non lo trovo più. Vabbè. Senti, e poi nel percorso che avete fatto diverso, no? Quando vi siete incontrate, cosa avete notato, cioè, rispetto a quando vi eravate separate, cosa avete notato delle due, cioè, cosa è cambiato di differente, cioè, cosa avete visto di diverso rispetto a detto, ah, io ho fatto questa strada. Guardo lei e dice, però lei sta cosa qua, cioè cosa avete notato di quando vi siete riavvicinate di nuovo? Io l'ho sempre vista uguale, cioè nel senso che per me, no, fin da piccola lei è sempre stata molto determinata, ha avuto sempre le idee chiare, quindi per me è sempre stato un grande punto di riferimento. E
E io certamente vedevo in lei quello che magari ancora io non ero. Quindi quando... Non so se si vede, ma nell'intervista che vi ho fatto, una frase che mi ero scritta era: avevo un sogno ben chiaro, volevo fare la tennista. Me la sono segnata, anche nel quadrato l'ho messa, guarda. No, no, lei ce l'aveva, ma anch'io ce l'avevo, però lei è sempre stata molto più determinata di me. Chiaramente quando ci siamo incontrate che... Eravamo più grandi, eravamo molto più consapevoli entrambe di quello che volevamo e tutte e due eravamo sulla stessa linea d'onda, quindi è stato anche più semplice, allenarsi insieme e vivere il nostro percorso assieme, perché tutte e due comunque volevamo la stessa cosa. Adri? Sì, è vero. Diciamo che io, essendo più grande, ho sempre avuto un po' quel senso di protezione, no? Verso mia sorella, cioè verso tutte, anche l'altra sorella, per carità. E quindi diciamo che mi sentivo anche un po' in dovere nei suoi confronti di fare, insomma, la sorella maggiore, ecco. Infatti, E vai, vai. però è stato, sì, sicuramente gli ultimi anni della nostra carriera che abbiamo vissuto molto tempo insieme, insomma, ci ha fatto ritrovare, ci ha fatto anche vivere dei bei momenti insieme, perché noi veramente fino ai 19-20 anni dell'anto, noi diciamo che i 10 anni, cioè da quando lei aveva andato in federazione, io ho iniziato ad andare, cioè sono andata in Argentina, veramente ci siamo viste sempre molto poco. Sì, Quasi infatti. mai non ci vedevamo. Io non mi ricordo di averla vista in un anno, la vedevo 2 o 3 volte, poco poco proprio. Sì, abbiamo fatto proprio questi percorsi diversi e quindi, insomma, io ho iniziato a 14 anni, ho iniziato subito a fare la professionista, a giocare subito nel circuito. E quindi ero spesso in giro e quindi ci siamo ritrovate ed è stato anche bello ritrovarsi perché diciamo che 10 anni, diciamo, della nostra vita, se non 10, 8, li abbiamo vissuti un po' lontani e poi Certo, dopo le abbiamo certo. fin troppo vicine. Beh, ci sta, dai. Però visto che tu sei, Adriana, sei la sorella, diciamo, maggiore, Antonella, hai visto come ho fatto la tecnica di farla uscire per fare in modo di metterti a te sopra e lei sotto nello Sì. schermo. Hai visto come vado a recuperare? No, sì, bravo, bravo. Senti, allora vi faccio vedere un due domande, così anche rispondiamo un po' di domande delle persone. Ad esempio questa: dove insegnate, chiede Lorenzo adesso? Allora, io sono a Modena, al Tennis Modena, dove lavoro da quando, da più di 10 anni, perché da quando ho lasciato il tennis professionistico, ho iniziato a lavorare lì e sono lì con mio fratello e un team di maestri. E Anto? seguo il settore agonistico. Io sono al Circolo Tennis Bologna. Sono tornata qui perché ho iniziato a lavorare qui quando ho smesso di giocare nel 2009. Ho lavorato qui qualche anno, poi sono andata in federazione. Per 5 anni sono uscita dalla federazione, per qualche mese sono stata al Tennis Modena con i miei fratelli e poi ho avuto l'opportunità di venire al Circolo Tennis Bologna come direttore tecnico e quindi da ottobre sono qui. Parleremo anche poi diciamo della scelta, cioè non della scelta, voi avevate poi in comune un allenatore che io ben conosco che è Patricio, ma parleremo anche di lui. Ma una domanda che vi voglio fare è che vi faccio rispondere come abbiamo parlato prima con i gesti, nel senso chi delle due aveva la miglior volée? Ok, E qua siete all'unisono. siamo pari. Beh, una è molto facile. Secondo me una la sanno tutti. Vai, vai, parti, continua. No, vi ho fatto questa domanda perché nel 2004 voi avete vinto un torneo assieme in doppio Sì, a Tashkent. in Uzbekistan, cioè siete andate alla fine del mondo praticamente in un paese chissà dov'è, devo cercarlo su Google, tipo il fax di prima, per vincere un torneo di doppio. Ma raccontatemi un po' l'esperienza di.
di giocare assieme. Ecco, una domanda che vi faccio è: chi delle due si mandava a cagare più spesso? Cioè, io mandavo a cagare lei. Ecco. No, dai, com'è stata l'esperienza del doppio? No, eravamo perfette caratterialmente, perché comunque ci compensavamo a vicenda, sia come carattere che come gioco, perché lei da fondo spingeva molto, aveva un gioco molto aggressivo, e io a rete comunque mi muovevo bene e avevo una buona volée. Quindi giocare il doppio con lei per me è sempre stato molto divertente, al di là che come mia sorella mi faceva molto piacere. Però secondo me era anche un doppio molto efficace. Confermo. Sì, tutto vero, ci compensavamo proprio, ha detto bene Anto, come gioco, e quindi abbiamo anche avuto, dai, buoni risultati insieme. Abbiamo giocato sul centrale di Wimbledon contro Navratilova Zvereva, quindi insomma siamo riusciti anche, sì, abbiamo giocato tutti gli slam insieme, quindi insomma, bello. Ah, bello. Vi dicevo prima che oggi il primo esperimento, mi viene da ridere perché leggo i commenti, no? E purtroppo questo lo devo far leggere, perché dicevo, nel webinar posso controllare chi entra, che domande fa, eccetera, eccetera. No? Qua purtroppo arrivano anche queste domande qua, vedi? Cosa pensate ci fuggirà? Un attimo, perché un attimo, no? Ma lunedì aprono i barbieri. Esatto, perché questo taglio è stato fatto praticamente casalingo, quindi ho una giustificazione. Grazie Fabio, comunque, sempre sul pezzo, sempre presente. Senti, una cosa che... ma avete un soprannome? Cioè, mica Anto e Adri, c'è qualche altro nomignolo o no? Io no. Io fin da piccola al circolo mi chiamavano sempre Pillu, non so perché. Però mi chiamano sempre Pillu. Sì. Infatti prima c'era, te lo rimostro, Elena che ha scritto vai Pillu. Ma lei, Elena, giocava con me alla Meridiana quando eravamo piccoline, è sempre stata una delle mie migliori amiche, giocava sempre con me quando eravamo piccole, il doppio era Vince Pillu. Vediamo, Fabio, oltre a fare attenzione al mio ciuffo, fa anche attenzione a quello che dite, quindi ci fa questa domanda qua: il fatto di essere sorelle nel giocare assieme ha aiutato piuttosto di avere una compagna diversa? Perché per esempio i fratelli Brian sono affiatatissimi, nonché erano i migliori al mondo. Cosa ne pensate? Ma sicuramente a livello caratteriale ci si conosce molto bene, quindi anche nelle situazioni difficili diciamo che secondo me riuscivamo a gestirla nel modo migliore, per la confidenza che abbiamo, ma anche perché conoscendoci così bene sapevamo quello di cui aveva bisogno l'altro in quel momento. Cioè, a volte bastava anche uno sguardo, non c'era neanche bisogno di parlare, anche tra un punto e l'altro, magari tra una prima e una seconda, bastava uno sguardo e io capivo quello che voleva fare lei e lei capiva quello che avrei fatto io. E questo è fondamentale, perché poi nel doppio hai pochissimo tempo. Quindi è vero la famosa frase che dicono, gli occhi parlano, sì, è vero. Sì. Cioè io quando dovevo cambiare, la guardavo, non dicevo niente, ma lei sapeva che io avrei cambiato. Magari con una compagna diversa, con cui non hai quell'affiatamento, è molto più complicato. Certo, assolutamente sì. Allora andiamo a svisciare un po' come è nata la collaborazione con Patrizio e come con Patrizio Remondeghi, che è stato il loro allenatore. Come l'avete incontrato, chi delle due prima, e poi come avete deciso di seguire, diciamo, la strada assieme? Allora, ho iniziato io. Io ero in un momento un po' difficile, avevo bisogno di un cambiamento, ed è stato un po' una coincidenza, perché il mio omeopata, che è di San Marino, di Romagnolo, mi disse: guarda, se vuoi ti presento, cioè ti faccio conoscere una persona che dopo dipenderà da te cosa fare, nel senso che lui è uno molto duro, quindi o resisti oppure niente, perché lui è sicuramente un vincente, però un allenatore molto duro. E quindi così, al ritorno da un torneo a Civitanova dove ho perso, mi sono fermata a Rimini, e lì l'ho conosciuto perché non lo conoscevo, e abbiamo così, da lì abbiamo deciso di provare, e dopo qualche mese Anto è arrivata anche lei.
Sì, io in quel periodo lì avevo deciso di terminare in federazione perché comunque ormai ero grande. Ai tempi, adesso è cambiato tutto, però ai miei tempi, dopo 18 anni in federazione, dovevi prendere la tua strada. Io ero stata fortunata, mi avevano tenuto un anno in più, però comunque dovevo intraprendere il mio percorso da sola. Perciò avevo deciso di tornare a casa e in quel periodo lì, proprio in cui, nello stesso periodo in cui Adriana aveva conosciuto Pat, avevo fatto una settimana di vacanza al mare, allora ho chiesto di aggregarmi a loro e mi sono trovata subito molto bene. Si è trovata bene, diciamo che io lo chiamo il sergente argentino, no? Perché sì. I suoi modi che ha in campo, ma però che sono... Adesso è l'angioletto, dovevate conoscere... No, adesso è buono! Adesso... Ah, adesso è buono, dici, dovevo conoscerlo prima. Senti, ma aspetta, vi chiedo una cosa riguardo, vi faccio vedere questa domanda di Lorenzo, poi ritorno sull'argomento Patricio. Lorenzo vi chiede, adesso questa cosa dello sguardo, riuscite a farla anche con i vostri allievi, nel senso a livello di empatia per magari trasmettergli qualcosa? Sì, con quelli con cui più hai più empatia, sì. A volte basta solo uno sguardo, non hai bisogno di dire altro. E questo è fondamentale. Adri? Sì, è così. Soprattutto con chi hai molto affiatamento. Intanto, per un maestro, l'empatia, a mio avviso, è fondamentale, essere una persona empatica, no? E quindi, di conseguenza, si creano dei rapporti che vanno avanti anche da anni. E quindi veramente basta uno sguardo, un linguaggio del corpo per capire quello che sta succedendo. E qua c'è una domanda di Gabriele, che dopo voglio ritornare su Pat perché voglio farmi una domanda su di lui. C'è una domanda di Gabriele che chiede, chi era rotto più racchette? Lei! Attenzione! Due! No, io... No, ma non, cioè, sì. Non so come spiegarla. Non tiravo le racchette, io le lanciavo. Ti scivolavano, ma ogni tanto scivolano, sai? Scivolavano. Sì, il sudore. No, partono, no, adesso non esageriamo, non è che ne rompevo tanto, però lei era perfetta, lei non lasciava mai la racchetta, non si lamentava mai, cioè la perfezione, e io ero un pelino un po' più... calda, diciamo, di calda. No, ma Adriana, allora, visto che hai detto questa cosa, dimmi una volta che Adriana è sbottata e tu, Antonina, hai detto, no, beh, ma dai, stai calma, o non c'è proprio. Mai. Mai. No, cioè, nel senso che lei, veramente, ma anche nella vita poi è così, è molto paziente, non si arrabbia praticamente quasi mai, si lascia scivolare tutto molto addosso, e questa è una grande dote. Invece magari me la prendo molto di più e faccio vedere all'esterno anche molto di più quello che sento dentro. Sì. Io sono brava a non farlo vedere, perché poi sono sempre stata un'attrice molto, molto emotiva anch'io, magari non da gesti di lanciare la racchetta, però sicuramente a volte avrei dovuto, anzi, magari esternare un po' di più anche le mie emozioni per cercare di aiutarmi un po' di più. Quindi alla fine magari di una sconfitta, chi era la prima che andava a consolare la sorella, oppure nella vittoria andargli subito a fare i complimenti? vedi? C'è accordo fino adesso. No, perché come tutte le cose, cioè io perdevo, me la prendevo e lei arrivava e mi consolava, invece lei perdeva, sì, se la prendeva anche lei, però le passava un po' prima, ecco. Ah, ok. Senti, domanda che vale per tutte e due, sia Antonella che Adriana. Parto da Antonella. Quale colpo ruberesti a tua sorella? Due. Perché ne volevo dire due, diritto sicuro. Però non avendo avuto io un gran servizio, anche il servizio, il suo servizio mi sarebbe bastata alla grande, però il diritto sicuro. Io le volevo...
Sì, quello l'abbiamo scoperto già, immaginavamo che hai visto. Scusa, e anche il fisico. Ah, ok, perché Antonella è più alta? No. Sì, è più alta e più Ma perché forte. correvo di più? Ah, perché correvi di più, quindi non c'entra il tema. Ma sai che ieri abbiamo fatto. Vai, Dovevi vai. sapere che allora noi naturalmente tutti i tornei, cioè, lo giocavamo doppio perché giocavi la tua partita e poi si andava sempre a vedere le nostre partite, no? Però c'era un piccolo particolare. Io sapevo che quando mi sedevo in tribuna, meno di 2 ore, 2 ore e mezza, non c'era niente da fare, capito? Io invece ero più sbrigativa, cioè ci mettevo nel bene o nel male, insomma, ero più veloce. Invece con lei sotto il sole, capito? Almeno 2 ore e mezza era così. Per lei erano. Insomma, io le prendevo per sfinimento le avversarie. Ognuno ha la sua tattica. Certo. Vedi, in questo siamo sorelle, ma nel gioco siamo diverse. Senti, ma ritornando a Patrizio, no? Mi dite di lui, sia Antonella che Adriana, una cosa positiva, cioè proprio una qualità di Patrizio. Antonella. Ha una grande energia positiva. Ti trasmette un sacco di passione per quello che fa. Adriana? Sì, sicuramente la passione e poi grande competenza comunque. Invece adesso voglio anche una cosa negativa, Antonella, nel senso, cosa gli cambieresti a Pat? Cos'era che magari ti dà No, fastidio? beh, adesso sicuramente è un agnellino, però prima era abbastanza severo. Quindi sì, ok, il fatto di essere severo. Adri? Sì, diciamo che c'erano alcuni momenti nei quali magari già capivi che non era giornata ed era difficile che rientrasse un po' se partiva nervoso, l'allenamento era difficile che prendesse un altro binario. Diciamo Però che era severo e nervoso. Ok, ditelo a lui adesso. Adesso me l'avete detto con lui. No, vabbè, questo però è. Questa è una Però carambata! c'è ragione, Pat, dai. Questa è una carambata, ragazzi. Ciao, Pat! Ciao, Pat! Ciao, Abbiamo detto solo cose vere, però, ciao. No, no? ma tutto vero, tutto vero. Ok. Mi hanno solo fatto migliorare. Devo tanto a loro perché sono state le prime mie giocatrici che sono riuscito a far arrivare ai primi 100 e da loro ho imparato tantissimo e mi hanno costretto a migliorarmi in tutti i sensi. Quindi eternamente grato. Adesso io faccio una domanda ad Antonella e Adriana e Pat mi dà la conferma, cioè chiedo a loro, chi delle due aveva il più bel rovescio? Antonella. No, Io. aspetta, prima dico a loro e poi dopo tu confermi o meno, Pat. Secondo me tutte e due avevamo un bel rovescio, no? Sentiamo il Non so, coach. Pat, di tu. Sì, tutti e due avevano un bel rovescio, per Antonella era un punto di forza, faceva tanti punti con il rovescio lungolinea. Poi magari io facevo meglio forse il back, cioè lo usavo un po' Anche, meglio il rovescio. sicuramente, sicuramente. Chi delle due sbuffava quando doveva andare all'allenamento, o meglio, usciva prima e non vedeva l'ora di uscire No, dal campo? uscivo prima mai, No, no, mai, uscire prima mai no, uscivo uscire prima. prima no, però Antonella soffriva un po' di più l'allenamento. Adriana invece poteva stare delle ore senza nessun problema. Era sicuramente anche per un tipo di gioco completamente diverso, che Antonella sicuramente aveva più bisogno di tempo per vincere le partite, quindi le sue partite normalmente erano più lunghe, anche con scambi molto più lunghe, e quindi questo fatto faceva anche che lei cercasse, anche quando si allenasse, aveva meno piacere di stare tante ore in campo perché già stava tanto nelle partite. Pat, ma alla fine delle partite, magari dopo una sconfitta, chi delle due si lamentava di più? È il vento, è l'arbitro, è la Mai, partita? mai, nessuna Mai? delle due, nessuna delle due. Zero. No, no. Cioè, Bravissime.
sei stato bravo, perché già immagino che sei con loro non ho dovuto far nulla, lo avevano già dentro, sicuramente è merito, come dicevano loro prima, della loro famiglia, ma io ho fatto poco o niente, erano molto professionali, erano state tirate su molto bene. Antonella e Adriana, chi delle due arrivava in ritardo ad allenamento? No, nessuna delle due. Puntuali? No, arrivavamo prima. Non, secondo me nessuna delle due è mai stata in ritardo. Mai. E sopportavano di carichi di lavoro e noi indifferenti, perché facciamo in la preparazione invernale, tra tutto, tra atletica, tutto, facevano 8 ore al giorno. Conoscendoti Pat, quelle 8 ore saranno state sicuramente 10. 8 ora solare sarà stata, legale sono sicuro già 9 dopo. No, e poi dopo c'erano i compiti a casa, quindi diventavano i compiti a casa, quello è vero. Diventavano di più. Ma a livello mentale, no? A parte Pat, che Pat sarebbe un bel mental coach, in che senso? Lo vedi e già ti caghi addosso. Nel senso, non serve che dica niente, non serve che faccia il... Cioè, già capisci che devi fare le cose giuste, altrimenti fai flessioni. Quest'estate i ragazzini, poveri, un mago, avevano le mani rosse a fine allenamento, ma non perché cadevano a terra, perché dovevano pompare, no? Quindi mi ricordo, no? A livello mentale facevate qualcosa con Patricio, avevate una figura esterna oppure niente all'epoca, no? Perché magari all'epoca non c'era ancora questa figura del mental coach. Anto? No, allora avevamo una figura esterna, però anche durante gli allenamenti comunque prestavamo sempre molta attenzione anche all'aspetto mentale, quindi comunque avevamo degli obiettivi da portare avanti tutti i giorni, avevamo delle schede. Diciamo che ci lavoravamo, ma non ce ne accorgevamo, ma ci stavamo lavorando. Secondo me questa era una cosa molto positiva. Adri? Sì, sicuramente. Poi col passare degli anni, diciamo che anche Pat ha cambiato il modo. All'inizio magari facevamo cose che... ci faceva fare cose che non ci mettevano tanto in difficoltà, e poi invece alla fine, dopo, ha iniziato a fare anche degli allenamenti che apposta e che decideva per metterci in difficoltà e per fare in modo di poi superare quelle problematiche che potevano esserci in allenamento o essere pronti per superarle anche dopo in partita, perché sicuramente la pressione che si ha in partita è maggiore, e quindi all'inizio magari stava più attento a farci fare le cose che ci venivano bene e senza metterci tanta pressione, poi invece dopo ci metteva apposta in difficoltà per farci superare le problematiche che ognuno di noi aveva. Lo chiedo a Pat adesso, anzi lo chiedo a loro, dopo magari Pat mi dice anche la sua versione. Come approcciavate a una partita, magari a un grande slam? Avevate delle maniere differenti? Stavate assieme, ognuno per i fatti suoi? Magari, io non so, una si concentrava in una maniera, una nell'altra? Vi parlavate? Parlavate magari dell'avversario oppure ognuno stava per le sue? No, allora, stavamo assieme sicuramente, poi ogni giocatore è diverso, quindi mano a mano che la partita si avvicina vive il match in maniera diversa, quindi ha bisogno di isolarsi, ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi tempi. Quello sicuramente che facevamo con Pat era preparare sempre la partita anche in base all'avversario, quindi se conoscevamo l'avversario comunque modulavamo il nostro piano di gioco anche in base alle caratteristiche del nostro avversario. Ecco, su quello secondo me abbiamo lavorato molto bene. Adri? Tutto vero. Diciamo che gli slam sono tornei diversi dai tornei dove magari c'eravamo solo noi giocatrici, quindi avevamo dei tempi diversi. Gli slam sono più complicati da gestire anche per i tempi
e quindi diciamo che era un pochino più complicato, magari giocavamo, poteva capitare che tutte e due giocassimo lo stesso giorno a orari vicini o lontani, quindi gli slam erano un pochino a parte, però per il resto ognuna di noi aveva i suoi rituali, ognuna di noi, io per esempio, a me piaceva avere tempo e spazio tra il riscaldamento e il match, e poi avevo i miei rituali prima del match e concordavamo con Pat la tattica, e la cosa positiva che abbiamo fatto con lui sicuramente è il fatto di che lui, se c'era qualche giocatrice che non conoscevamo, sicuramente lui andava a vederla per poter entrare in campo sempre con un'idea sulle nostre avversarie. Non ti sentiamo, Riccardo. No, mi sono tolto il microfono così da non fare ritorno. Pat, confermi quello che hanno detto? Oh, il meglio. Le due differenze. Sì, no, no, giusto. Loro le piaceva isolarsi, andavano nel vestuario molto prima e preparavano il match, erano molto brave. Un'altra cosa che facevamo soprattutto prima del Grand Slam, sempre che c'era il Grand Slam, quando si cambiava superficie, facevamo sempre un richiamo di almeno 2 settimane, 10 giorni, dove cambiamo la preparazione fisica, cambiamo anche il tipo di esercizi per preparare e quel Grand Slam, e sicuramente facciamo i tornei di preparazione. Sì, allora vi faccio vedere una domanda che ha fatto Nico, eccola qui, così vediamo anche cosa poi ne pensa anche Pat. Qual era il vostro mental skill quando eravate sotto pressione? A parte incrociare lo sguardo di Patricio. Questa è una mia, cioè, allora, la mamma di una mia allieva, non so chi l'ha fatta la domanda. Vai, una delle due. Quindi che cosa dice la tua allieva, scusa? No, qual era la nostra mental skill quando eravamo sotto pressione? Allora, noi avevamo, almeno noi, ma io avevo i miei rituali, e tra un punto e l'altro e cercavo di fare i 4 passi di Loer, no? Che Pat, cioè, che conoscevamo già, e con Pat poi abbiamo messo più a fuoco. E io, come dicevo prima, ero molto emotiva e quindi a volte non riuscivo a essere nel qui e ora, no? Cercavo, magari pensavo più o al passato o al futuro, a quello che mi poteva succedere, e quindi insomma il tennis ci sono molti tempi morti, quindi non è facile. Io mi aiutavo guardando le corde, attivandomi prima del punto e dandomi una pacca sulla coscia prima del punto per farmi, come per dirmi, forza, diciamo. Anto? Sì, io concordo, anch'io cercavo più che altro, quando ero molto nervosa andavo molto di fretta, quindi cercavo di respirare più possibile e di prendere più tempo possibile, magari d'estate sicuramente cercavo di utilizzare anche l'asciugamano, prendere un po' più di tempo per rilassarmi e prepararmi al meglio per il punto successivo, perché quando ero molto nervosa comunque mi rendevo conto di andare molto di fretta e di essere negativa e stare sul punto precedente invece di preparare la strategia per il punto successivo. Pat, una cosa molto carina che avevamo fatto era che avevamo individuato in ognuna le situazioni in cui si trovavano un po' in difficoltà, per esempio Diana si trovava in difficoltà con il vento, e avevamo provato delle soluzioni per ognuna, quindi quando trovava un problema di quello, tra virgolette, che poteva essere inaspettato, loro già avevano la soluzione a quel problema. Per esempio Adriana si innervosiva quando a volte l'arbitro le faceva una chiamata che secondo lei era ingiusta o situazioni così, e già avevamo codificato le soluzioni per ognuna di queste situazioni. Ah, quindi era già un lavoro proprio di mental, no? Tra l'altro voi prima avete detto, lo dovevi conoscere una volta, perché adesso Pat sembra un agnellino,
direi quasi un angelo, perché ha lo sfondo bianco, la maglia bianca e la testa che esce come un... l'aureola. Ma mamma, poi chiedigli come si è fatto i capelli un anno. Ecco, come ti... Ah, perché li avevi, Pat, una volta? Li avevo. Che colore se li era fatti? Con loro abbiamo fatto una scommessa quando abbiamo iniziato. Eh? E li ho fatto scegliere un colore a loro, perché Adriana era attorno al 2,56, mi sa, quando ho iniziato, Antonella era 189, e se fossero arrivate prime 100, io mi sarei tinti i capelli. Allora, una aveva scelto un colore, una scelta un altro, quindi quando loro sono diventate prime 100, io mi sono tinti i capelli, sono stato per una settimana con i capelli. Con una sono stato fucsia e con l'altra, com'era? Che colore era? Era fluo. Era blu. Sì, blu. Probabilmente le foto di quel periodo saranno sotto sequestro, cioè saranno sotto chiave da qualche parte. No, ma è stato molto molto bello, è stato molto bello. Beh, bella, bella sta cosa. E, volevo chiedervi una cosa, parlando anche di adesso. Abbiamo spesso queste sfide qua, a volte per motivarle, le facciamo spesso. Una volta si buttava dentro l'acqua, dentro i Antonella... laghi, le faceva, Andiamo a Bali, a un torneo, sì, a Bali, e Antonella era in un periodo di difficoltà, che non stava vincendo molto, e quando arriviamo al club dove si giocava, c'era un club bellissimo, un resort, diciamo, e c'erano dei laghetti dove c'era pieno di animali stranissimi, ma abbastanza brutti. Allora le ho detto a Antonella che si sarebbe passata le quali, avrei fatto il bagno lì, e quindi dopo lei, giustamente motivata, ha passato le quali e mi ha fatto fare il bagno lì, con quelli di mare. Quindi ne abbiamo fatto parecchie di queste. È vero. Bella sta cosa. Bisognava per forza farlo. Una volta sola non l'abbiamo fatto, ti ricordi? Andiamo. Mi ha portato male, sì, ha portato male. Doveva andare sulla mongolfiera e non ci sono andati. Ti ricordi, Anto? Andiamo. Sì. Qual è stato il torneo che eravate tutti e tre e che vi siete divertiti di più? Che è successo qualcosa di particolare che vi ricordate? Beh, in particolare al Bronx abbiamo rischiato quello che quello è stato il più particolare di tutti. Quando è successo? C'è stato un lockdown, non so, a New York, era il giorno di Ferragosto e noi stavamo giocando il torneo al Bronx. A un certo punto, tre del pomeriggio, si fermano tutte le partite e bloccano tutto. E ci iniziano a dire: guardate, dovete tornare a Manhattan, ma non c'è la transportation, i taxi non ci sono, la metro non va, iniziate a camminare, perché se rimanete qua di notte noi non vi garantiamo nulla. Quindi racchetta sulle spalle, col completino ancora vestito da tennis, abbiamo camminato dal Bronx a Manhattan, non so quante ore, abbiamo superato Harlem, cioè anche... insomma, un quartiere, diciamo, non facilissimo, e siamo arrivati a Manhattan, dove era completamente tutto bloccato, la gente andava nei supermercati, aveva fatto le scorte, perché non si capiva cosa fosse successo. Sì, sì, tutto per... Pat, vai. E dicevo che New York era il buio completo, non c'era elettricità, non funzionavano i telefoni, niente. Una sorta di lockdown. Sì, si pensava a un attacco terroristico, quindi anche la gente, i nostri genitori non riuscivano a contattarci, insomma, quindi abbiamo passato delle ore, sì, insomma, in tensione. Che le storie del tennis sono, infatti, nel sottotitolo di Sottorete c'è storie, aneddoti e retroscena, quindi per scoprire anche queste cose qua. Adesso vi faccio una domanda di attualità. Come vedete, e ve la faccio a tutti e tre, già che ci siamo. Poi Pat, ti faccio uscire
perché c'è una cosa che dobbiamo fare noi tre, quindi tu non c'entri, vai via, andiamo a casa. No, la cosa che vi voglio chiedere è sia a livello di giocatori ma anche di allenatore, come vedrete, come si svilupperà il tennis, perché adesso comunque ci sono dei cambiamenti, volente e nolente. Come vedete il tennis, ma soprattutto anche la figura del coach, no? Magari adesso non si può avvicinare all'allievo, bisogna stare a distanza, quindi ci vorrà più capacità umana, relazionale, piuttosto che magari tecnica. Come la vedete voi? Probabilmente quello di cui parlavamo prima, non potendo parlare o avvicinarsi più di tanto ai ragazzi, soprattutto anche a quelli piccolini, bisognerà magari creare un contatto un po' più empatico, quindi magari anche con uno sguardo cercare di far capire le cose all'allievo, perché penso soprattutto con i più piccoli anche, non puoi avvicinarti più di tanto, non li puoi toccare per correggerli, quindi devi farti capire in maniera diversa, sarà più complicato anche da parte noi allenatori, però secondo me il rapporto, si creerà un rapporto molto più stretto tra allenatore e giocatore. Bella sta cosa. Sì, sì, dove la comunicazione già è importante e lo sarà ancora di più. Pat? Sì, questo periodo, già iniziando della quarantena, che tutti e tre, grazie un po' a Danilo Pisono, siamo riusciti a continuare a far lavorare i ragazzi, ha rinforzato tantissimo la relazione con i ragazzi, quindi... adesso abbiamo un rapporto ancora più forte con loro, perché in questo momento di difficoltà per loro siamo stati molto vicini, e quindi questo, che potrebbe essere tra virgolette una situazione negativa, io la vedo come una situazione molto molto positiva, perché si è creato molto empatia e i ragazzi si fidano ancora maggiormente di noi, perché nei momenti di difficoltà tra virgolette siamo stati vicini a loro. Adesso chiedendovi nel tennis anche a livello giocato, come secondo voi cambierà? Soprattutto c'era quella proposta di unificare ATP e WTA, no? Cosa ne pensate anche di questa cosa qui, di mettere tutto sotto una sigla? Allora, secondo me ne beneficia sicuramente il tennis femminile, e quindi per me sarebbe una cosa positiva. Adesso si parla anche del fatto che, insomma, Federer non avrà ancora tanto tempo, tanto tennis giocato, e che ci potrà magari essere anche lui dietro questa cosa, però io credo che chi ne avrà vantaggio di più sarà sicuramente il tennis femminile. Anto? Concordo con l'Adri, potresti chiamare per un'intervista a Gaudenzi, così lo chiedi a lui. Vero, vero, questa hai ragione. Pat, cosa ne pensi tu? No, ma sicuramente sarebbe un grande aiuto per le femmine, perché il circuito femminile ha meno guadagni, le giocatrici guadagnano molto meno dei maschi, e quindi sarebbe una cosa molto utile per tutto l'intorno, anche per il coach e tutti quanti, perché nel tennis femminile c'è molte meno possibilità, e quindi sarebbe una cosa che già doveva essere fatta forse da tempo, e sarebbe molto bello se fosse fatto. Allora adesso, Pat, io volevo fare delle domande, diciamo tipo botta risposta con Antonella e Adriana per chiudere, però la prima ti faccio partecipare anche a te, perché è una cosa che mi piace. Mi piacerebbe sapere da ognuno di voi delle persone del mondo che stimate, parlo in generale, proprio un personaggio mondiale che stimate. Alto parti. Che domanda. Solo le 10, perché se era mezzanotte e mezza era tipo una domanda da Marzullo questa, però alle 10 è ancora facciabile. Ma, allora, io sono una super... allora, partiamo dal presupposto che sono... Io Michael Jordan come sportivo lo stimo molto. Adesso tra l'altro non so se voi su Netflix o Sky... Spettacolare! Esatto,
sbagliato, anch'io volevo dire. Me lo sono visto tutto. Cioè, secondo me, ogni sportivo dovrebbe vedere la mentalità di Michael Jordan. Concordo. La mentalità delle persone di fianco a lui può essere veramente d'aiuto a tutti, sia allenatori che giocatori. Pat, l'hai vista? Sì, noi l'abbiamo fatto guardare i ragazzi. Ah, ecco, bene. Bello, sì. Mi ha rubato e lo volevo dire io. Pat, stupiscimi con un nome fuori dalle righe. No, a me per esempio mi è piaciuto sempre Gandhi. Gandhi per me è stata una persona incredibile. Beh, vero, assolutamente. Perché sì. Gandhi e Madre Teresa, secondo me, sono due persone che veramente... Concordo. De valori, ma di pace. Giusto, sono pienamente d'accordo. Bene, grazie Pat di essere venuto con noi. Grazie a voi. Ragazzi, domande di Adriano, ciao. Antonella, perché ci siamo messi d'accordo che poi quando esci cominciamo a dire le cose serie. Ciao Pat! Ciao Pat, grazie mille. Allora, Anto, Adri, io vi faccio delle domande che mi sono segnato, le facciamo un po' stile botta e risposta, dai, così. Mi metto le cuffie. Amici e spettatori? Allora, vediamo. Allora, no, dai, invece di fare Mike Buongiorno, quale avete, aspetta che ogni tanto mi impappino anch'io, avete un vostro mantra? C'è una frase che vi ripetete spesso? Che vi è rimasta in testa? Di quando giocavamo? No, indifferente. In particolare no. Io sono una persona che cerco di vedere un po' le cose a 360 gradi, quindi sul momento magari c'è qualcosa che mi può ferire o che mi può far star male, però cerco di, come nelle persone, dico sempre che c'è sempre qualcosa di buono, capito? Bisogna solo cercarlo. E quindi cerco di vedere in qualsiasi situazione sempre un lato positivo. Il torneo preferito? Roma. Io Wimbledon. Quale sport avreste scelto se non sceglievate il tennis? Il tennis. Io il tennis, non c'è altro sport. Io non ho mai dovuto, cioè, non, anch'io sono nata con, forse con me c'avevamo già la racchetta da tennis nella culla, quindi non abbiamo mai pensato, io non ho mai pensato di fare uno sport diverso, però da guardare mi piacciono tutti gli sport, basket, pallavolo, calcio. Noi siamo una famiglia di sportivi, quindi seguiamo tutti gli sport da sempre. Perfetto, ma allora siccome io sono cattivo, vi metto in difficoltà e dico ok, adesso vi dicono che potete ritornare a fare uno sport che non sia il tennis. Quale sport scegliete? Ma è forse l'atletica. Bello, vedi? Io volevo anch'io dire atletica, oddio, sport singolo atletica, sport di squadra pallavolo. No, pensavo basket, perché dopo l'ingagliamento di Last Dance. Ma perché comunque io sono di Modena, quindi la pallavolo ce l'abbiamo per il DNA. Invece adesso vivo a Bologna, un po' più di basket lo sto seguendo. Senti, visto che siamo, non so se siamo ancora in fascia protetta, ma la più grossa figura di merda che avete fatto? Mamma mia. No, io, cioè, non lo so. Lei è perfetto, ma... Cioè, per dire la classica bianca, dai, dice, no, cacchio, non devo questa missione. No, no. Gaff fatte, perché sì, magari sì, gaff. Gaff, delle gaff sì, però adesso se ti devo dire una, in questo momento non mi viene in mente. Anto, confido in te, dai, tu che eri più emozionale. No, ma quando succedeva, a volte... Sai quando vai o in aereo, prendi l'autobus per andare sull'aereo e fai un commento su qualcuno che è vicino, pensando che sia straniero. Poi magari, questa è classica. Poi magari invece è italiano e lì sì, lì ne abbiamo fatte diverse. Ah, ecco, vedi. Sì. Senti, libro preferito?
Il manuale del guerriero della luce di Paolo Coelho. Sì, e invece io dico il piccolo manuale del talento. Bello, l'ho scaricato su Kindle. Devo leggerlo però, perché adesso mi sono soffermato con Giampaolo Coppo, mi ha consigliato lo zen, il tiro con l'arco e basta. Adesso praticamente in casa quando devo mettere via le cose le tiro con una cervotana perché devo concentrarmi sul fatto del respiro, tutto un casino. E chi perde più calzini nella lavatrice? Io sono perfetta. No, io. Tu li perdi. Spariscono. La cosa che vi fa più paura? Io non dire, cioè, che mi rimanga dentro qualcosa e non averlo detto. E poi perdere qualcuno di caro. Io sì, anch'io, cioè non dire le cose che, o dire le cose in ritardo quando è troppo tardi, magari mi tengo dentro le cose, non le dico in quel determinato momento, ma le dico quando ormai è troppo tardi. Quanti tornei del Grande Slam avete vinto di notte attorno alle 3-4 in fase REM? Quante volte ve le siete sognate? Una vita, sì. Sai quante partite ho giocato di notte? Ogni tanto me ne sogno ancora, mi sveglio la mattina che sono ancora lì che gioco. Bella sta cosa. Io sognavo Wimbledon moltissimo, cioè fin da ragazzina soprattutto, e poi dipendeva dove si era, però sì, tantissimo. Sai, a volte no. Che ti alzi stanco la mattina, perché di notte... Partitone! Cioè. chi delle due è più mangiona? Nessuna delle due. Cioè, mangiamo quando c'è da mangiare, non siamo... Ah, non siete golose. No, no. Hai il piatto preferito? Lasagne. La pizza. Ah, ecco, quindi qua mi collego su una domanda. Se io dico Italia, cosa mi rispondete? Secco. Pizza. Sì. Pizza? Secco. Pizza. Niente, quindi niente Colosseo, no, pizza. No, pizza. Ti posso dire cartellini perché siamo a moda, ecco, Ferrari ti posso dire io. Ah, ecco, dai, sì. Ferrari non è male. E il film preferito? Che vediamo? Grazie. Sai perché l'ho detto prima? Perché altrimenti lo diceva lei, capito? Allora perché l'avevo visto 10 volte al cinema. Allora, siccome prima mi ha fregato con Jordan, allora adesso l'ho fregata io perché lo sapevo che era anche il suo. Senti, un aggettivo per definirvi, cioè singolarmente, non la sorella, voi stesse. Disponibile. Anto? Io avrei detto, sei stata buona, disponibile. Ma no! No, di te stessa. No, di Deladri? No, non di Deladri, di te stessa. Di te. Precisa. Io direi più che precisa, pignola. Vedi come Adriana entra a correggerti. Non l'ho voluto dire perché l'altro giorno me l'hanno detto, quindi per non dire pignola ho detto precisa, perché l'altro giorno mi è stato già detto, quando ero a casa. Cosa cambiereste nel tennis? Tennis moderno di adesso? Sì, non so, una regola, quello che vuoi, se dovresti cambiare qualcosa. Allora... La regola del let sul servizio non mi piace. Lo toglieresti quindi? Sì. Tipo pallavolo, perché ti piace il pallavolo. No, cioè, sulle gare giovanili dove si prende il net e comunque vale come punto, per me non piace. Ok. Sì. E io se dovessi togliere forse l'unica cosa, forse un servizio solo, però... Per il resto, non so, il tennis, molti sport stanno cambiando, ma anche il tennis ci sta provando.
però quello che stanno provando a me non convince, il 7 a 4, 40 pari punto secco, il net, non so, c'è tanto, no, il tennis, questa cosa della storia, che però non riesce a togliersi questa cosa, no, è uno sport storico e nessuno riesce a modificarlo, no? Non so se sia un problema nostro, capito, col fatto che siamo cresciuti così, che non riusciamo a cambiare noi la mentalità, o è perché è talmente bello così. Io capisco che la televisione vorrebbe match più corti, vorrebbe magari... Ed è, capisco anche che molti match dal 4 pari in poi magari sono più belli che dal primo game, no? Però per chi ha giocato, non so, io sono un po' una romantica e mi piacerebbe lasciarlo così. E mi piacerebbe che sia la TV o delle, non so, insomma, che sia qualcos'altro. Già adesso le regole... tra un punto e l'altro sono molto più rigide, quindi anche per la televisione è un po' più semplice, si perde meno tempo, quindi da questo punto di vista sono stati bravi, perché prima tra un punto e l'altro passavano veramente dei minuti, adesso stanno mettendo più regole rigide e anche per la TV magari è un po' meglio. Certo, molto probabilmente succederà da solito, però magari una cosa che io toglierei è il fatto dell'asciugamano, probabilmente se ne andrà da solito con questa storia del Covid, ma potrebbe essere che quella forse è una cosa in più, dai. Ma più che altro, secondo me, anche, vedi, anche l'asciugamano andrebbe gestito. Cioè, non è che tutti i punti mi devo asciugare, capito? E, per esempio, io con i miei ragazzi cerco di decidere quando andare, dopo che punto andare magari ad asciugarmi per prendere tempo, capito? Mm-hmm. Se ci devo andare tutti i punti, veramente non si finisce più. Certo, certo. Io troverei anche il toilet break delle donne quando perdono il primo set. Tutte le donne vanno in bagno quando perdono il primo set. Però, se ci pensi, adesso almeno l'hanno messo a fine set. Prima potevi andare anche durante il set, che era ancora peggio. Magari c'era una che vinceva 4-1, andava sotto 5-4, andava in bagno. È vero, è vero. Sì, purtroppo è diventata un po' una moda, un po' una regola che chi perde il set va in bagno. Sì. Spezzare un po' il ritmo, ecco, magari queste cose qui. Senti, ultima domanda da Libro Cuore. Qual è stato il giorno fino adesso il più bello della vostra vita? Quando è nata mia figlia. Quando è nata la Mati! Sì. Che bella questa cosa. Guarda, datevi un abbraccio, anzi un bacino virtuale da sopra sotto. Un abbraccio. Anto e Adri, io vi ringrazio. Ringrazio anche Pat, che sicuramente starà seguendo il proseguio. Ovviamente abbiamo fatto tutto di nascosto, questa cosa che lui entrava. Poi ho detto, guarda che ti chiamo, vai, tu entra. Ma gli ho mandato perché mi aveva detto, vabbè, vi seguirò. Gli avevo mandato un messaggio. Dopo gli ho scritto, guarda che stiamo parlando di te. Manco considerata, poi è venuto fuori. Allora, dai, vi ringrazio tanto per aver fatto questa oretta assieme. Grazie a te. Grazie. Grazie mille, Antonella, grazie Adriana. Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Lunedì ripartiamo con le solite puntate dal lunedì al giovedì di Sotto Rete alle 21, poi il prossimo venerdì faremo un'altra diretta con due ragazzi, Andrea Volpini e Giulia Bruschi, che seguono maschile e femminile all'interno della scuola di Piatti. E quindi ci faremo una diretta con loro. Chissà chi chiamerò come ospite a sorpresa. Boh, vedremo. Senza che loro lo sappiano, ovviamente. Ancora grazie. Noi ci vediamo, come ho detto, lunedì. Avremo un mental coach, Gabriele Bani. Poi durante la settimana, aspetta che guardo se me lo sono scritto, perché non so se vedete, ma questo è stato il calendario dal 16 di marzo. Un po' di interviste ne abbiamo fatte. Giusto un po'. Grazie. Stato bellissimo. Ed è stato anche per noi motivo di crescita ascoltare tanti personaggi, tanti coach, tanti preparatori atletici, insomma, quindi ci hai veramente reso questa quarantena anche per noi un motivo di crescita. Grazie mille, adesso posso andare a sognarmi anch'io un torneo vinto contro di te, però. È vero! Dai, ciao a tutti! Ciao! Ciao.
ciao, 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 grazie, ciao, ciao.